Il portale del verde, buongiorno. Sono in un posto meraviglioso, sono proprio felice di essere qui oggi alla compagnia del Lago Maggiore. Sono qui in compagnia di Paolo Zacchera, che eccolo qui che spunta alle mie spalle. Allora, oggi con Paolo di che cosa parliamo? Parliamo di questa splendida camellia che vedete qui, che si chiama Fraterna. Allora, andrebbe scritto qui, scritto con lettere maiuscole, ma andrebbe scritto minuscolo perché è una specie. Vuol dire che in qualche parte dell'Asia qualcuno ha trovato questa pianta endemica, l'ha selezionata, portata qui e noi adesso stiamo coltivando. È una pianta da crescita molto generosa, si copre di tantissimi fiori, in questo caso profumati. Quanto durano, Paolo, questi fiori? Per quanto possiamo goderne di questa situazione? Più di un mese, perché questa pianta è stata potata, ma in presenza di fiori aperti sono ancora boccioli chiusi, per cui la fioritura è abbondante. Caratteristica di questa pianta è di gettare dei grandi rami che si allargano, e quindi se noi non la potassimo regolarmente avrebbe un aspetto un po' disordinato, però è ricchissima di fiori. E della passione delle api, non so. Si vedono, si vedono, guardate, io sento anche il loro ronzio, è bellissimo, è pieno di api in questo momento che stanno così facendo il loro lavoro. Ma qualcos'altro su questa camellia fraterna cosa possiamo dire? Come tutte le specie, è collegata alla pianta del tè. La pianta del tè è una camellia ed è una specie che viene utilizzata per fare il tè. E questo lo imparo oggi io. ne stiamo coltivando, stiamo avviando una produzione, una piantagione di tè qua sul Lago Maggiore. Oh, porca bestia. Un'altra specie molto coltivata è l'oleifera. In Giappone ci sono 500.000 ettari coltivati con questa camellia oleifera, che fa dei grossi semi da cui si estrae l'olio, esattamente come noi lo estraiamo dalle olive. Guardate, è incredibile quest'uomo, perché sa un sacco di cose soprattutto specifiche su questa pianta che è bellissima, che è la camellia. Quindi state con noi, andremo a girare degli altri video dove proprio andremo a parlare appunto di queste specie, soprattutto, anzi adesso ne gireremo subito uno dove andremo a parlare di quella del tè. Quindi noi qui dalla compagnia del Lago Maggiore vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video.